tutti, mannaggia, guagné, ma so rutu cazzo, se pote desce, ma so rutu cazzo da stu fatto, tengo la psicos, tengo l'ansia, mre, da stu cazzo da coronavirus da do, coronavirus da non si capisce o no, non si capisce, ma va avete deciso a bloccare tutto caos. Non mai se mezzo feo aveva la festa fa, no che all'inizio, no, tutto a posto, cercate di fare tutto normalmente, vivete tranquilli, facete che scavolete, avete fatto venire il crescendo da tutto il bagno, a destra, a sinistra, da sotto, da sopra, da mezzo, da un bond, non cassene di chi mi hai visto, ma che non mi bastate tutto quanto, ci avete fatto, adesso non uscite, non fate questo, evitate i luoghi affollati, non zitto c'è nella scuola, non zitto c'è in balestra, non zitto facendo che spessa, l'ha fatto, aveva fatto un mese festo, l'ha fatto, ma care uno scanzetto, mamma, ma esciate così fatto in glanzi, sciamanazzi, facciamo vedere nulla, allora, finalmente a quanto pare, ci abbiamo le date ufficiali dei recuperi delle partite che non si sono giocate la settimana passata, le dovremmo giocare a fine settimana, questo weekend, un Milano a Vista Square alle 12:30 di domenica, ovviamente, orario più pesce, la situazione più pesce, l'hanno affibbiata a nero, la domenica alle 12:30, l'unico momento che non serve la partita, ma se a stessa la tavola a mangiare, a perché a mangiare, tanto la partita, tutto il resto l'assemblea, tutto il resto la decca, non andremo c'è fè quando è là, sai? Non abbiamo fè nulla, un Milano alle 12:30. E c'è io, un Brescia Vuitton, con tutti i rispetti al Brescia, gruppo Slappi. Allora ragazzi, detto questo, scemananza stufa. Dopo tutto su casa, quindi abbiamo detto, finalmente hanno deciso, eccetera, eccetera, tutte le partite a porte chiuse, si continuerà a giocare almeno così per un mesetto a questa parte, cosa che era ovviamente l'unica soluzione da fare per mandare avanti tutte le competizioni, le cose, e per tutelare la salute pubblica, era l'unica situazione plausibile da prendere già da un bel po' di tempo fa, invece no, non avete fatto passare un team, mo sono decenni di che non vediamo una partita, eccetera, ci avete fatto calasene, chi sono scherneti, da do, finalmente, one shot brot, si gioca, tutto a porte chiuse, Champions League, campionato, tutto caos, a porte chiuse, ad Axelia, l'importante è che vediamo almeno su quello, un pallone che tu hai, non vedi nulla che non andiamo la Cristiana a vedere, almeno vediamo un cazzo di pallone, oh, esciti. Allora, passiamo a noi il discorso nostro, ultima notizia, Gazidis continua a dire il nome, ma niente, che cosa, non mi posso mettere la merda, stiamo in guaietto su Cristiani, cinque vannotte, stipendio massimo, tetto massimo 2 milioni. Tetto massimo 2 milioni. E c'è la marcia in Serie B. Ma vi rendete conto? Tetto massimo 2 milioni di euro. E c'è a chi la vita ha detto 2 milioni di euro? A chi la vita chiede squadre per un Milan decente per giocare con un tetto massimo di 2 milioni? Solamente con questo tetto che abbiamo adesso, con i giocatori che stanno adesso, almeno da Xena ma 25 così. Almeno da Xena ma 25 così. Donnarumma non si parla, quindi proprio fuori budget completamente, quindi accordo, ma già salute, c'è altro stai, Romagnolo non si parla, come si chiama dei, c'è la Noglu pig di Chievo, che si pig di Chievo, Ibrahimovic lo stesso, ma adesso è un altro caso da solo, gli altri discorsi da solo, un'altra bomba atomica è uscita per quanto riguarda il discorso Ibrahimovic, ma adesso mo ci arriviamo. Cioè, quindi voglio sapere io, Ivan Gazidis, che ti piacesse Ivan Gazidis, tetto massimo degli stipendi 2 milioni, e te un pick 601, tu ne prendi 6 all'anno e le su 4 euro in zoocam non apprezzi Dio. Ma stiamo scherzando? Ma nessuno è venuto in mente a Elliot, nessuno ha detto, ma non è meglio che mannemo a costo capire di 6 milioni e paghiamo un paio di squadre che non manca che ce ne diamo 3 o 4 di milioni all'enzo squadre, c'è da fare, te uno gol in rovesciato, uè, che è di Milano, ma avete non capito, ma sono cose dell'altro mondo, guagni, sono cose dell'altro mondo. Tornando al discorso di Zlatan Ibrahimovic, a quanto pare ha rilasciato in uno dei suoi canali social una frase criptica: fallo con passione o non farlo affatto. Quindi secondo me questa frase gli ha detto che siccome io mi sono picca stanchetto, mi sono anzi rotto un picco cazzo, probabilmente forse la cosa più meglio è che finisca la situazione, e forse non ha tutti i torti, visto un caso e non si asciuta un volè con Cristiano, stava da sé bello e tranquillo, si asciuta a mettere in un caso e non si capisce,
Quindi secondo me quella frase lì che lascia aperte a varie letture, secondo me la lettura è che Kakut se ne vuole uscire. Anche perché Ivan Gazzetti si ha messo il tetto massimo a 2 milioni, Kakut 2 milioni, ma non per 2 mesi già mi paghi. Quindi di ciò stiamo a parlare. Anche perché il nuovo arrivo che dovrebbe essere Ragnik in panchina parte già col piede proprio alla grande, parte già col piede giusto. Perché quando parla, la prima cosa che ha detto Cristian ha detto che io, Ibrahimovic, sono un po' perplesso. Quindi Django Manzem ha fatto discussione, cudve bun, cudve bun. E la cosa da ridere è qua lì, che Gazidis si era finalmente convinto della bontà dell'operazione Ibrahimovic. Quindi, mo che si è convinto, avrebbe detto un altro in banchina che non vuole acchiare. Quindi, invece, lo stai da sotto stufa. Ste, nuca, sen, cananza, capisci. Nuca, sen, cananza, capisci. Poi, andiamo avanti. Altro discorso ridicolo. Altro discorso ridicolo. Mirabè, e l'ennesima volta, ma da fe credere, ma da fe parlare. Ma insomma, tu te lo vuoi cercare proprio, Gastan. Come te, guardate, c'è Maldini. Tu devi dire a Maldini che è come se un professore insegnasse senza avere la scuola elementare. Beh, ma insomma, Maldini, dopo che ha stato 30 anni in Zopallon, dice, ma un grande calciatore non è detto che possa fare il dirigente. Donna, non si tratta di fare un dirigente che lo conta, la calcolatrice, guagna. Dove si tratta di capire dell'area tecnica, lo sciocquatore du pallone, guagna. E te ho detto a Maldini, ci è buono, ci non è buono, guagna. E poi giustamente la risposta di Maldini è stata a tono, perché con Wolfes ha detto molto met che a posto e già detto eviterei riferimenti scolastici, come ha detto non si parla in italiano, ma da deci a macero iafe ce non iafe, e ovviamente te la sei cercata, che quando è che parla deci la d al posto della t, deci la g al posto della c, cioè voglio dire, dai, diciamoci la verità, io me che testi vicini. E invece no, ogni tanto, quando è una disciuffata, quando è una disciuffata. Vabbè, guagnè, siccome è un fatto, è sempre così. E come vi dicevo prima, mi sono stanchetto di questa situazione, tengo l'ansia, non stiamo da sempre nudi, abbiamo paura perché sa, si dorme male, sto sempre a pensare, la sale, la cosa, la fate, tutti sti pensieri, o se c'è stato nuovo, guagnè, poghiamo la res, poghiamo la sciuque e balliamo, ragazzi. Dimmi dove e quando, dimmi dove e quando, Ava fornesce sta sto tu corona, tu coronavirus, ca ma caca tu cazzo, ma caca tu cazzo original. Dimmi come quando, caro tu cazzo sto coronavirus, chi cazzo del cicchezzo niente in tempo. Dimmi dove. Ciao ragazzi! Ballemo che non avesse nulla, va niente, a come gli è? A come vuole venire venesse? Va a fare un culo prova, va a fare un culo vai! Ciao, ciao a tutti!